Siamo nel comune di Novente Vicentino con il professor Gianni Ciscato che ci presenta i due studenti per la mappa delle attività dell'area berica, un lavoro svolto anche dalle scuole e quindi ce la presenta. Prego. Buongiorno, io sono insegnante di disegno e storia dell'arte presso il liceo scientifico di Novente Vicentino, l'Istituto Masotto. E noi da anni abbiamo una collaborazione molto viva con il comune, con i comuni del territorio, in questo caso con i comuni che si sono applicati per promuovere il territorio dal punto di vista commerciale, turistico, attrattivo. E in questo contesto noi abbiamo collaborato per redigere la mappa che stamattina presentiamo. Gli studenti hanno evidenziato, trovato i vari contesti significativi del territorio, li hanno commentati, hanno scritto dei testi di commento e di illustrazione, hanno cercato di individuare delle immagini simbolo per poterli rappresentare e quindi da questo lavoro ne è uscita la mappa vera e propria. E qui abbiamo due studenti che in realtà non sono tra coloro che hanno fattivamente costruito il tutto, però anche loro si sono applicati nel corso di quest'anno scolastico su alcuni dei temi della mappa. Quindi Riccardo che ha lavorato su Villa Barbarigo. Riccardo, cosa hai fatto quest'anno su Villa Barbarigo? Allora, noi abbiamo presentato un lavoro sulla villa in cui abbiamo illustrato la storia principalmente e anche il ciclo pittorico presente al suo interno e abbiamo individuato gli aspetti significativi legati al territorio. Bene, grazie. E tu Giulia invece hai lavorato su cosa? Ho lavorato su Villa Poiana e io e il mio gruppo abbiamo messo in evidenza molti aspetti non solo legati comunque all'architettura ma anche alla famiglia vera e propria e inoltre abbiamo messo anche in evidenza il rapporto con i vari fiumi, con l'acqua. Grazie. Grazie a voi.